Ha parlato Pietro Salini, l'amministratore delegato di Serena Impregilo, che è l'azienda che dovrebbe costruire il ponte. Ha dato delle tempistiche, ha detto che in 6 anni il ponte si può costruire. Presto. Poi, rispondendo ad una domanda specifica sul referendum, ha detto: voterò sì, però la questione del ponte non c'entra nulla. Un'ultima cosa, Maurizio Lupi, l'ex ministro delle infrastrutture, presidente di Area Popolare, ha annunciato che giovedì chiederà la calendarizzazione di una legge per il ponte sullo stretto entro 3 mesi. Fantastico, cioè siamo veramente agli effetti del mago siamo di Oz. Siamo operativi. Questo è il mago di Oz, fantastico. Cioè il ponte sullo stretto adesso in 6 mesi lo fanno, non in 6 anni. Naturalmente vota sì l'impresa che lo deve realizzare, tutti gli operai saranno lì ad applaudire Renzi. Cioè, non lo so, se questo è un paese normale, ditemelo voi. Senta, Candiani, quando lo voleva fare Berlusconi, voi eravate d'accordo o in disaccordo? Lo chiedo perché non me lo ricordo. No, guardi, sulla storia del ponte sullo stretto non abbiamo mai avuto dubbi. È un'opera sicuramente inutile, perché con quei soldi si può mettere in piedi... Quindi eravate in disaccordo anche allora. Si può mettere in piedi un'economia che ha bisogno, tutto quello del meridione. Cioè, ha un'economia straordinaria che è compressa, quella turistica. Lì c'è una cosa straordinaria che si può fare e si spendono i soldi per fare progetti per una cosa che non si farà mai.